Questa è la prima uscita che il club Ausonia fa a livello estivo con la partecipazione del Blue Sky Cabaret. Abbiamo pensato di offrire alla città uno spaccato di un territorio che molto spesso viene trascurato, che è quello delle periferie, nel caso specifico a sud della città, e quindi la stazione la stazione ferroviaria di San Gregorio. Lì il club Ausonia ha aperto una serie di incontri, di attività che dovrebbero servire alla città, almeno durante il periodo estivo, di poter vivere dei momenti quantomeno diversi da quelli abituali. Dell'attività dell'Ausonia parleranno poi le persone interessate. Per quanto ci riguarda, come Blue Sky Cabaret, noi apriremo il 10 di luglio, e quindi fra pochissimi giorni, con la proiezione di un docufilm dal titolo Perle di Calabria. Dopodiché proseguiremo con una serie di proiezioni di docufilm, alcuni dei quali premiati al Festival Europeo del Cinema Semiprofessionale, e spettacoli teatrali fatti dal Blue Sky Cabaret e fatti dall'associazione Zefiro. Poi giustamente l'Ausonia si è preoccupata di riempire anche dal punto di vista dell'immagine i suoi spazi, e quindi ci saranno delle mostre fotografiche, mostre che valorizzeranno i territori interessati. Per esempio ce n'è una sul tutto il territorio greganico, con tutto quello che accade dal punto di vista degli antichi mestieri, degli animali dell'Aspromonte, della flora dell'Aspromonte e così via dicendo. Quindi è interessante da questo punto di vista, cioè l'incontro al Club Ausonia, stazione San Gregorio, perché offre una serie variegata di momenti per le più svariate esigenze. Quindi chi vuole il teatro c'è il teatro, chi vuole il documentario c'è il documentario, chi vuole le fotografie eccetera. Quindi di questo noi siamo grati al Club Ausonia e ai suoi dirigenti, ma saremo grati anche alla cittadinanza nel momento in cui dovesse venire. Cioè, queste cose si fanno per vivere insieme l'estate, quindi vi invitiamo a venire, a partecipare e, perché no, anche a dare dei suggerimenti, perché tutto sommato è vero, noi con i nostri 40 anni di attività, l'Ausonia con la sua esperienza, potremo senz'altro dare una mano alla crescita di questa città. Prego, Ausonia. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio il dottor Raffa perché ha voluto darci la possibilità di collaborare con loro e siamo felicissimi di ospitarli nella nostra struttura. Quello che noi vogliamo trasmettere alla gente, appunto, come diceva anche il dottor Raffa, è quello di voler rivalutare quella che è la periferia. Abbiamo iniziato riprendendo una struttura che era in uno stato, diciamo, di abbandono, quale appunto la ferrovia stessa, e cercando di creare all'interno un qualcosa che fosse la sede di cultura, di creare degli eventi culturali, una cultura, diciamo, molto, che ha diverse sfaccettature, quindi passare dal teatro al documentario, piuttosto che a un
mostra di quadri, artigianato, stiamo cercando di unire un po' tutte quelle che sono le nostre realtà da questo punto di vista. Per quanto riguarda questa manifestazione estiva, invitiamo la gente a venirci incontro, a venire a vedere queste rappresentazioni che sicuramente daranno tanta soddisfazione e faranno divertire. E saranno fatte nella nostra struttura, soprattutto nel terrazzo della nostra struttura, quindi all'aperto. Sta alla gente darci la possibilità di portare avanti questo nostro progetto, perché senza la gente non possiamo andare avanti, quindi mi auguro che siano delle cose apprezzate e che ci diano la possibilità di portarle avanti. Noi abbiamo detto che cominciamo il 10 con questa proiezione, poi ci sarà il 18 di agosto, lo spettacolo Generosi si nasce, poi continueremo il 20 con una giornata qualsiasi, poi avremo altre. Bisogna venire e spiegare in una conferenza stampa tutto il programma, che ripeto inizia il 10 e finisce il 4 di settembre, è un po' difficile, bisogna venire a trovarci, bisogna venire a vivere lo spirito di questa avventura, perché è un'avventura e vogliamo viverlo insieme a voi, quindi venite anche dalla provincia. Ci corre l'obbligo di ringraziare i colleghi di Telemerito che ci stanno ospitando, ma è un invito anche a quella parte di popolazione della provincia che probabilmente questi spettacoli, questi documentari non avrebbe modo come vederli. Quindi... Per essere aggiornati sui nostri eventi e su quello che faremo, c'è una pagina Facebook, appunto Ausonia Club, che troverete, dove troverete tutti gli aggiornamenti e tutti i nostri eventi. Abbiamo la collaborazione con il gruppo Blue Sky Cabaret, nasce innanzitutto dal fatto che io conosco per aver visto delle rappresentazioni il gruppo, e quindi ero molto affascinata di avere la curiosità anche di incontrarli, di parlarci, di creare insieme a loro appunto questi incontri, proprio perché per me il teatro, il cabaret in generale, è qualcosa che trasmette delle belle emozioni alla gente, quindi mi ha sempre affascinato e ho colto l'occasione appunto di creare insieme a loro di contattare appunto il gruppo. Diciamo che il dottor Raffa è stato gentilissimo e quindi a voler partecipare ha creduto nel nostro progetto e insieme stiamo cercando di portarlo avanti e speriamo di riuscirci. Torno a ripetere, ci riusciremo sicuramente se la gente ci dà la possibilità di farlo.